Hola, sono Letta e benvenuti in questo video. Allora, scusate se ci sarà un po' di eco, ma sono nel mio bagno. Come avrete ben capito dal titolo, oggi andrò a provare e inizierò tutta una settimana, cioè più di una settimana, a provare tutti i prodotti di Kylie Skin. Come ben sapete, io ho questi. Se sentite rumori, scusate, ma è Tiffany che sta facendo un disastro. Sta giocando con un topolino. Vabbè, comunque, allora io ho il suo set di prodotti di skincare più il set quello che è per andare a purificare la pelle e le alternerò perché qui, in questo fogliettino, dov'è? Ho scritto come utilizzare tutti i prodotti, quando utilizzarli perché ho visto mille volte i suoi video e quindi nulla. Iniziamo. Vi darò anche oddio, dei consigli sulla skincare e tutto. Allora, innanzitutto iniziamo a detergere le mani. Io utilizzo, oddio, un setto. Vattene! Io utilizzo questo che di Sephora è un normalissimo sapone per le mani. Lo amo. Fa un odore buonissimo. Come ci ha insegnato bene Barbara D'Urso. Io ogni volta prima di andare a toccare sempre la mia pelle, vado a detergere le mani, me le pulisco bene e cerco di non toccarmele più per tutto il giorno, perché più tocchiamo le mani, più le andiamo a sporcare. È un po' come i capelli, più li tocchiamo, più si sporcano. Utilizzate sempre un asciugamano che sia diversa da quella che utilizzate per asciugarvi e pulire il viso. Per esempio, io utilizzo queste. Sono delle tovagliette piccole, utilizzo, ne ho tipo 5 che utilizzo solo per il viso, sempre solo per il viso. E iniziamo. Sono super emozionato, ve lo giuro, perché chi un po' la storia si sa di tutto il mio pacco, Kylie Skin, è tutto un inferno. Inferno? Vabbè, avete capito. Allora, iniziamo. Partiamo dal foam, però prima mi vado a mettere la fascia. Oddio. Io ho le mollette per attaccarmi i capelli. Da oggi utilizzerò sempre questa. Oddio, un po' scomoda. No, ok, ci siamo. Ok, mi si sta rompendo qua la ciglia. Dai, sono più comode le mie mollette, però questa sembra che tiene di più. Allora, iniziamo con il foam. Il foam, sì. Allora, lei, ho visto dei video. Innanzitutto odoriamoli, anche se già gli odori l'avevo odorato, mi sembra. Ma sta di pulito. Boh, non. Io odori non ne capisco nulla. Comunque, lei dice che. Vabbè, qua ci sono scritte anche tutti come applicarlo. Lei dice che ne utilizza, intendo Kali, una noce. Oddio, che emozione. Noi facciamo così. È molto schiumoso. Oddio. Di solito questi schiumosi tendono a. Scusate se guardo di lì, ma lì c'è lo specchio. Di solito quelli schiumosi mi tendono a seccare tantissimo la pelle. Effettivamente solo uno bastava. Vabbè. Fa un odore buonissimo. Ed è strano perché se guardate sembra quasi una crema. Buono, buono, mi piace. Puliamo le sopracciglia. Io penso che può bastare. Detergiamo il tutto. Allora, devo ammettere che quando lo stavo per sciacquare. Non è che mi pungeva il viso, non è che. Però ho sentito come un piccolo fastidio in alcune aree. Mi raccomando, tamponate, non andate mai a strofinare. Assolutamente non ho la pelle secca come ho pensato. Beh, ovviamente qualche imperfezione qua. Ma è normale. Da qui alla fine del video avrò la mia tutta bagnata, però non ci possiamo fare nulla. Oddio, mi si è bagnato tutto il fogliettino. Poi dobbiamo applicare lo scrub. Lo
spostiamo sto specchio, mettiamolo qua. Questo è lo scrub alle noci e questo si deve utilizzare, che c'è scritto qua? Una volta a settimana, sette, boh, non so che cos'è, perché si è un po' sbiadito, vabbè, poi vedrò meglio. Non lo so, mettiamone un po' qua. È inutile che vi dico di cosa sa, perché sinceramente non sento nulla. Però si presenta così. Guardate. Boh, proviamo a stenderlo. Forse è poco. No. Basta. Allora, non è uno di quegli scrub che ti vanno proprio a esfoliare tantissimo la pelle con grossi pezzi di scrub, è molto delicato, però allo stesso tempo i granelli si sentono, non dà assolutamente fastidio. Allora, lo metto un altro po' qua. Insisto nel naso, specialmente qui sotto, che con la mascherina nervoso sempre mi affacciano punti neri, imperfezioni, lo so. Oddio, che buon odore, ora che lo avvicino, cioè quasi mangiato con il naso. Ho sentito l'odore di noce, buonissima. Ok, così può andare. Vabbè, ovviamente la mia pelle si arrossisce. Lo sto guardando bene. Sto metà bagnato, vabbè, fine video. Avrò tutta la metà bagnata, perché quando mi sciacquo dovete sapere che vado in apnea sott'acqua. Ovviamente spero di avere dei buoni risultati. Ora non mi aspetto di avere la pelle come quella di Kylie, assolutamente. Ma penso di avere, spero di avere dei buoni risultati. Andiamo a vedere, mi avvicino un po' allo specchio. Pelli di Tiffany da tutte le parti. Che mi, non so, chi ha gatti mi capisce. Mi sembra che il naso l'ha pure ciglia, oddio. L'ha deterso bene. Deterso, si può dire, boh. Comunque, non mi ha lasciato la pelle secca. Potete vedere che è luminosa. Onestamente, per ora mi sta piacendo tutto. Ora c'è il tonico, che è alla vaniglia, al latte di vaniglia. E questo è un tonico particolare perché è liquido, cioè nel senso non è, è più che sembra una crema, ve lo faccio vedere. Vabbè, ora ve lo faccio vedere, però mi sa che qui devo prendere il cotton fioc, cioè non il cotton, un, che si chiamano? Un pezzo di cotone. Comunque la pelle è super morbida, oddio. Lasciamo stare che qui mi sono spremuto una bollicina che avevo. Comunque, io ho questi pads che sono da Lidl che sinceramente fanno schifo. Cioè, non so, una mia amica mi ha detto che erano buoni, che lei si è trovata benissimo, per me fanno schifo. Perché come si dice? Si rompono tutti, mi lasciano tutti i filamenti, mi dà abbastanza fastidio. Infatti devo comprare quelli riutilizzabili. Allora, si apre così, super comodo. Vado a mettere un po', guardate. Vedete, sembra quasi una crema. Non so quanto applicarne in realtà, perché comunque è la prima volta, non si sanno mai le dosi. Ne ho applicato 4 gocce. Mi guardo sempre di là. Oh, vabbè. Non mi è caduto nel lavandino, si è bagnato. Ok, riniziamo. Perché voglio fare piano, voglio soffiare troppo che poi si rompe il dischetto. Già si sta per rompere. Cioè, lo vedete? No, io questo non lo sopporto. Perché poi li sento sti pezzettini di cotone. Mi danno un fastidio. Ho la pelle un po' rossa, però.
Ah, mi hanno rotto. Non applico così quello che è rimasto. Ah, il collo, non ci dimentichiamo, è il collo. Io il collo me l'ho idratato tantissimo. Tipo ieri ho fatto la doccia e dopo la doccia mi devo ovviamente idratare tutta la faccia e collo. E mi sono idratato anche l'orecchio, ho messo tutta la crema idratante anche nell'orecchia. C'è da vedere se questi prodotti poi non fanno uscire l'olio dalla mia pelle, anche se utilizzo un come si chiama? Un primer che è di, oddio, non mi ricordo la marca. Benefit. No, non è di Benefit. Vabbè, è un primer, ve l'ho messo su Instagram, come si chiama? L'ho preso in una profumeria, quello che hanno anche da OVS, boh, non mi viene. Però andiamo avanti. Dopo il tonico abbiamo il siero. Che sarebbe questo? Sì, questo no. Questo è il siero. Eccolo qui, il siero è la vitamina C. Questo è di ferro. Bellissimo questo packaging. Ok, mettiamolo qui. Sto posizionando qui tutti gli altri. Ne vado a applicare. Non vado ad esagerare. Iniziamo con uno. Ok. Perché comunque avevo visto che si stendeva molto. Infatti si stende super bene. È secondo me uno. Come si dice? Cliccarlo solo una volta è la dose esatta. Vitamina C non fa mai male. Però non mi sento la faccia. Vabbè, ormai i sieri non mi fanno più paura la puzza, vi giuro, ho comprato un siero. Che cos'è? Alla vitamina C e all'acido ialuronico e fa una puzza di arance. L'avete presente le arance? Però quelle marce. Oh mio Dio, che puzza che fa! Comunque sto siero è bellissimo. Non ho la pelle, qua si deve. Ovviamente si deve un po' asciugare ancora. Però vi giuro, mi sento la pelle pesante e me la sento super leggera. Ok, poi abbiamo l'idratante, che è questa, la faccia, la maschera, la faccia idratante, da applicare sempre qui, ne vado a mettere sempre uno. Cioè, guardate come è uscito, perfetto. Vabbè, ne vado a mettere due. Ok. Ok. Comunque è bellissimo che hanno questi dosatori che così a pompetta. Ecco, pompetta. La maschera idratante mi sembra molto buona perché ormai io ho le creme idratanti. Io devo ammettere che non le utilizzo tante perché ormai mi sono abituato a utilizzare acido ialuronico proprio. Sempre al posto della crema idratante perché la mia pelle, se metto troppa crema idratante o la carico troppa, inizio il sebo, inizio a uscire tipo tutto qua o qua, terribile perché io ho una pelle mista, no, normale perché ho alcune zone che sono più secche, alcune più grasse, quindi si è mista. Da applicare sempre qua nel collo. Che specialmente noi maschi che ci facciamo la barba, o chiunque si fa la barba, abbiamo sempre problemi di irritazioni. Tutto qui, qua. Che fastidio. E vabbè. Io lo metto anche dietro il collo. A volte mi resta, la metto nelle mani, nelle braccia, qua, nei gomiti. I gomiti li voglio sempre super idratati. Ok, non mi sento bruciare assolutamente.
Ovviamente non sono stato sponsorizzato perché l'ho pagato io. È solo chi mi segue da tanto tempo sa quanto ho dovuto pagare di dogana, di prodotti. Lasciamo stare. Allora, però, occhio il mio specchio. Ovviamente non ho potuto comprare quello di Kylie, mi dispiace molto, ma non lo spediscono fuori dagli Stati Uniti. Per ora la mia pelle mi sembra molto idratata, assolutamente, forse però ho bisogno, per il mio tipo di pelle ho bisogno di ora poi ve lo faccio vedere qua, ho bisogno del mio primer, perché assolutamente poi mi scenderebbe tutto, e oltre al primer la mia, infatti ve lo sto per dire, oltre a questi prodotti io dovrò utilizzare proprio sempre il mio primer e la mia crema solare, perché io non esco di casa se non ho crema solare. Ora, cioè io la utilizzo tutto l'anno e che la utilizzo da ottobre e quindi non la posso abbandonare assolutamente. Poi dobbiamo applicare questo che è il contorno occhi bellissimo, guardate che bello applicatore. Io non ho tanti problemi di occhiaie, forse qui, ma qua mai, solo a volte le borse qua. Andiamo ad applicare, non ne voglio applicare troppo perché già so che avrà un colore, sto facendo uscire piano piano, avrà un colore su giallastro, sì, ecco, guardate, quindi non ne voglio applicare troppo perché ho paura che va a colorare, non voglio assolutamente qualcosa che mi va a colorare la pelle. La mia pelle è questa. Non so assolutamente. Comunque l'applicatore è super comodo, però scusate, devo prendere lo specchio perché ho paura di infrarmi su questo dentro un occhio. Allora, l'idratante per gli occhi è qualcosa di che si deve utilizzare sempre. Portatelo fino a qui dove ci sono sempre. No, sempre. Si possono formare le rughe, le zampe da galline. Comunque questo applicatore fa sgonfiare anche le occhiaie e le borse. Effettivamente oggi sto notando che ce l'ho le occhiaie. Shock. Applicatore super comodo. Ne voglio far uscire proprio pochissimo. Wow. Mi piace tanto. I like it. Ovviamente si deve asciugare ora. Però lì sembra che proprio dal telefono, dalla fotocamera, sembra che ce le ho bagnate. Invece si deve solo asciugare, magari. Applichiamo. Stavo sbagliando. Nel contorno occhi si deve sempre utilizzare l'anulare. Perché è il dito che crea e fa meno pressione. E quindi si consiglia di utilizzare questo. Ora, allora raga, io vi devo essere sincero, a me è piaciuto tutto. Spero che continuerà a piacermi tutto, perché comunque a me piacciono da impazzire. Continuerò questo video, faccio per una settimana e vedo come saranno i risultati. Ora sto mettendo di nuovo tutti i miei prodotti qua dentro e ormai la mia base c'è di skincare. Devo solo mettere la mia crema idratante, che cavolo dico, la mia crema solare che ve lo farò vedere anche, perché l'altro giorno ve l'ho fatto vedere su Instagram, un po' erano scioccati, quindi vi voglio avvisare anche qui su YouTube, seguitemi sempre su Instagram, anche su TikTok, trovate il link giù, in info box, vabbè, poi sistema. Ora vado a prendere la mia crema idratante e la mia crema solare. Vabbè, prima ho sbagliato, ho detto di nuovo crema idratante. Allora, ecco, il primer è di Essence, primer più studio, ed è quello Redness Correcting, che in teoria dovrebbe aiutare a coprire i rossori. Io sinceramente non vedo questo, a me non mi fa questo effetto, però mi piace tanto. E poi questa è la mia crema idratante 50 più della Relastin. Sinceramente ho sempre utilizzato questa e mi sta durando un sacco perché comunque l'ho utilizzata tutti i giorni, ora non so come far vedere quanto c'è, però
Però è ancora piena, sarà tipo qui, cioè nel senso tutto questo, veramente mi piace. Io utilizzo la mia crema idratante, oddio perché dico crema idratante? Ormai abbiamo questa di Kylie. Io utilizzo la mia crema solare, per ultimo il mio primer, il primer lo devo mettere assolutamente all'ultimo perché mi deve creare tipo la barriera che deve stare tutto fermo. Comunque qui si è asciugato il tutto. Sembra che non è bagnato, è un po' lucido. Per ora vediamo l'effetto dopo della crema idratante. Oggi sono fissato con questa crema idratante, non so perché. Comunque, nel continuo del video vi farò vedere anche l'altro set, quello skincare, quello lì purificante. Questa è la mia base skincare, ora prepariamo la base per uscire, perché tra un po' dovrei uscire. Allora, questa è la quantità di crema che metto, dipende, se devo, se so che devo andare per esempio solo al supermercato o in posti chiusi, ne metto così. Invece se so che devo stare all'aria aperta, dove c'è più sole, specialmente in una giornata che c'è più sole, allora ne metto di più. La prendo così e la inizio a applicare, proprio così. Anche solo questa dà un effetto di opacità. Opacizza un sacco la pelle e la va a idratare. E poi, come vedete, si assorbe benissimo, non lascia la pelle bianca. Ed è buonissima. Anche l'odore non fa quel tipo di odore di creme solare super pesante, super noioso. Invece questo è buonissimo. L'applico così tanto. L'importante è che si applichi bene, che si applichi all'incirca 30 minuti prima di uscire. Ok. Per esempio, mi ricordo che quando ho fatto l'intervento al dente, che è andato tutto bene, c'è un vlog. Io il giorno dell'intervento in cui sono andato, ovviamente dovevo avere tutta la pelle pulita, non potevo avere creme e cremine. E quindi ho messo solo la mia crema idratante. Ma perché dico crema idratante? Mi sto arrabbiando. Ho messo solo la mia crema solare, la mia protezione solare. E quella è servita per tutto. Comunque questa la faccio rivedere. Perché questa è per pelli a tendenza acneica, è buonissima. Perché vedete, io ho la pelle un po' acneica, cioè ho un po' di ovviamente punti neri qui e qui. Qui questi sono tutti vecchi, sono rossori. Questo era un vecchio brufolo. Vabbè. Poi, ecco qui il primer. Questo è buono, ma poi costa pochissimo, tipo 4,50, super low cost. Ok, ne applico così. Magari un pochettino di più. Ho sempre provato questo, visto che ce ne sono diversi, c'è quello al carbone, perché questo è con l'argilla verde. Ho visto che c'è anche quello al carbone. Ce ne sono altri, però mai provato, ho sempre provato questo. Avevo provato un altro primer prima di questo. Anche l'odore, infatti questo per dire. Il vecchio primer che avevo provato, che era della Rimmel, faceva schifo, era trasparente e faceva una puzza. No, allora, era un po' buono come primer, lo devo ammettere, non è che faceva schifo, però faceva schifo l'odore. Sapeva proprio di plastica, avete presente quando vi compravate i giocattoli da piccoli e facevano quell'odore di plastica proprio di tossico? E quello lo odiavo da impazzire perché comunque non voglio utilizzare prodotti che facciano puzza. E questo ha un profumo buonissimo, sa di argilla, effettivamente. Ok. Applicato, ora lasciamo asciugare il tutto. La mia pelle sembra luminosa troppo, però vi assicuro che non lo è. Specialmente ora in estate piace avere un po' la pelle luminosa perché sì, perché lì sembra bagnata, tipo come se è unta. Forse devo un po' avvicinare. Però
Mi assicuro che non lo è solo un riflesso. Qui nello specchio si vede molto meglio. La fascia non dà assolutamente fastidio, devo ammetterlo. È molto comoda. Poi il fatto che sia in cotone si può sciacquare. No, mi è caduta la pezza per la faccia a terra. La metterò a lavare, ovviamente. Veramente, in questo video è un disastro. E nulla, ci vediamo nei prossimi giorni. Rieccomi, allora, oggi è giovedì, ho iniziato questo video di martedì e oggi andiamo a fare la maschera. Io sono appena uscito dalla doccia e ho la pelle, mi la sento infatti un po' tirare, ho messo solo un po' di burro cacao e basta, ho iniziato subito il video. Oggi andiamo a provare questa, che è la maschera detox all'argilla, e gli altri due prodotti, che è l'olio e questo sarebbe il... lo stick, quello correttore. Vado subito a mettere la mia fascia e poi ovviamente farò la mia la solita routine, però la routine la farò vedere del set. Mi metterò la velocità aumentata, si chiama così, boh, slow motion, nel time lapse. Mi metto un time lapse e iniziamo. Allora, questa è la mia pelle per ora. Comunque mi sono fatto le foto, il prima e dopo. Allora, abbiamo il pennello, che è molto bello, devo dire. Non fa odori strani, le setole sono belle, anche la, come formato. Allora, c'è scritto che si può applicare dai 10 ai 30 minuti. Io la terrò, penso, 20, non lo so, boh. Allora, si presenta così, l'odore è buonissimo, ovviamente fa odore di maschera all'argilla, questo lo devo lasciare qua, però l'ho pulito, vabbè, la prendo direttamente da qui. Inizio ad applicarvi, scusate se guardo lì, ma lì ho lo specchio. Allora, cioè, guardato quel poco che era qui, la sto già applicando e posso dirvi già che si spalma molto facilmente. Ovviamente non si deve fare uno strato troppo spesso, ma neanche troppo fine. Mi ora vado a definire. Comunque è molto fresco come non lo so, il prodotto è molto fresco, si applica molto bene con l'applicatore. Questo pennellino veramente lo amo. Non ci vedo, vabbè. Ok. Veramente pochissimo prodotto e già si va a purificare e detergere tutto il viso. Ovviamente qui è inutile che metto più crema perché è inutile, andrò a mettere più crema nei punti, nella parte T, nei punti più critici. Vediamo qua. È super leggera, cioè, ve lo giuro, sembra che sto applicando una crema idratante. Non sembra come quelle maschere all'argilla che quando le metti sono super pesanti. Ti senti veramente la pelle quasi non respirare, morta, perché comunque ti senti tutto questo ammasso di crema pesante su di te. Invece questa è super morbida, è delicata, sembra che sto applicando una crema idratante, ve lo giuro. E anche qui, ecco, un giorno le labbra, perché a me a volte si creano i puntini qua e qui, anche qui a volte, forse è il burro cacao. Ok, penso che può bastare così. Ne voglio andare a mettere un altro po' qui.
Ok. Comunque vi volevo dire che tutti i prodotti li potete acquistare da Douglas, il set, vi parlo. Scusate se sentite il rumore, ma è Tiffany, sta facendo un inferno. Tutti i prodotti li potete acquistare da Douglas, tranne il set, questo qui è Detox, che non ci sta su Douglas, ma tutti i prodotti per la skincare li trovate lì. Ho appena finito di lavare il pennello ed è ritornato completamente nuovo, ovviamente un po' così perché è bagnato, però le setole non si sono assolutamente rovinate. Mi raccomando, non fate mandare l'acqua qui nei pennelli perché si potrebbero rovinare ancora con più facilità. Ora attendiamo, non so quanti, sono passati 10 minuti. Sto notando che mi sento la pelle super leggera. Come ho detto prima, la prima sensazione che ho avuto quando ho applicato questa maschera, e mi sembra che, non so spiegarvelo bene, ma come se la mia pelle stesse risucchiando, come se la maschera stesse entrando dentro la mia pelle, ed è una cosa buonissima. Ho sciacquato la maschera, la pelle è super luminosa e morbida. Se è sciacquata subito, ho la pelle super morbida, non me la sento assolutamente tirare, questa è la cosa che mi piace da impazzire. Ora vado a utilizzare il tonico. Ora vado ad utilizzare questo che è l'olio purificante di quello detox. Non andrò a utilizzare oggi la schiuma perché comunque ho utilizzato l'argilla. Ne vado a prendere un contagocce, non so in realtà perché comunque sembra molto liquido. Facciamo così. Non fa un odore particolare di qualcosa. Forse non ho messo tanto per il mio tipo di pelle. Vabbè, lo andrò a stendere tutto il collo. Ho ancora la pelle un po' lucida, però si è assorbito, ve lo giuro. Forse l'avrei dovuto applicare prima del tonico. Però il tonico doveva levare i residui che c'erano di maschera. Ora vado ad utilizzare lo stick nei punti più critici qua. Oddio. Qua sotto. Vedete qua. Qua. E qua. E un po' qua. Qua mi sembra che non ne ho. No, qua sono solo macchie. Non brucia, non fa nulla e ora continuo con la mia skincare normale perché abbiamo finito il detox. Volevo dire che il primo giorno che ho utilizzato i prodotti, il mattino dopo che mi sono svegliata, avevo la pelle super unta. Invece il giorno ancora di meno, forse perché è come se i prodotti stessero purificando la mia pelle piano piano. Comunque ho capito che proprio non sono più che sicuro che l'olio e lo stick lo utilizzerò solo la notte perché sinceramente l'olio mi ha reso la pelle troppo lucida, infatti ora andrò a utilizzare il mio primer. E nulla, ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao raga, allora aggiornamento, sto facendo la maschera, ho fatto prima lo scrub, ho dimenticato di registrare, però vabbè, ho registrato anche la skincare che ho fatto oggi, perché non è che l'ho dimenticato, non avevo il telefono con me e volevo aggiornarvi su una cosa. Mentre che mi stavo facendo la maschera, ho notato che il pennello assorbe un sacco di maschera, ora io un po' l'ho strizzato per prenderla. Ma non so se si vede. Ecco, guardate. Ovviamente io già l'avevo un po' levata. Però vi giuro, ne assorbo un sacco. Non so ora come farvelo vedere. Ok, guardate, ne prendo proprio pochissimo. No, tipo così. Ok. Applichiamolo qui. Vabbè, tanto mi devo andare a lavare i capelli. Cioè, in realtà mi devo andare a lavare tutto, quindi. Ok, lo vado a mettere bene per bene. Pure tutto qui, vabbè, qui. Tanto
La parte che mi interessava di più era la parte T, quindi qui e qui. E ora guardate. Cioè, guardate quanto prodotto che trattiene. E vabbè, l'unica pecca è questa. Però alla fin fine mi piace. Ho dimenticato a dire che lo stick, quello purificante, anche l'olio purificante, l'ho continuato a utilizzare solo la sera, perché utilizzandolo la mattina, cioè per tutto il giorno, mi rendeva la pelle super oleosa. Quindi la sera andavo a detergere il viso sempre con la schiuma e poi applicavo l'olio e poi lo stick. Devo dire che lo stick funziona un botto. Ed eccoci alla fine di questo video, io sono super felice di questi prodotti, li continuerò a utilizzare perché anche se per ora la mia pelle non è comunque super perfetta, però io sto utilizzando questi prodotti da poco tempo, quindi è un percorso che si deve fare piano piano. È l'ultima, l'ultimo ovviamente, perché è un lui. Pezzo di collezione dei Kylie e lui lo specchio di Kylie, vabbè, diciamolo mille volte di Kylie. E l'ho preso su Douglas, vedete questo? Bellissimo l'uomo. Nulla, vi aggiornerò su TikTok. Nulla, ci vediamo non so quando con un prossimo video. Ciao ciao, seguitemi su tutti i link che sono qui sotto, che ci sono tutti i miei social. Ciao ciao.